Siamo scesi per il primo maggio. Beh, credo che mai come adesso tutti i lavoratori, indipendentemente che qui siamo in sanità, hanno bisogno di dimostrare che lavorare in sicurezza è fondamentale. E invece non lo state facendo? Beh, lei che dice, se in questo momento siamo arrivati a quasi a 200 morti tra i sanitari, lei la chiama sicurezza? Lei pensa che sia sicurezza il fatto che non si metta in sicurezza chi ti serve di più? E questo è quello che sappiamo tra i sanitari. Che cosa sappiamo di gente che lavora nei supermercati? Direi che è importante in questo momento, come hanno ribadito i sindacati, avere i dispositivi di protezione individuale, tutti, i reparti Covid, ma anche noi, reparti non Covid come l'ematologia, che devono utilizzare sempre e comunque, al di là della situazione di oggi, DPI che mancavano adesso, ma mancavano anche in passato. I professionisti non sono né eroi e né missionari, sono dei professionisti, sono gli stessi che ci sono stati sempre e sono gli stessi che sono sempre stati bistrattati e dal punto di vista dell'immagine e dal punto di vista economico. La colpa è stata di non aver preso sul serio il fatto che le pandemie esistono, visto che mi risulta anche da documenti ufficiali che la richiesta di dispositivi di sicurezza partiva già da parecchio tempo. Sarebbe opportuno che tutti i presidi di protezione fossero disponibili, sempre, non fossero contingentati, non fossero misurati, che non fossero a numero chiuso quasi, come quando vai all'università. Quindi non siete dotati dei DPI? No. Il mio gruppo è dotato di DP, però dobbiamo essere parsimoniosi. Siamo sempre in tempo per cercare di fare le cose ben fatte. Anche in mezzo alla pandemia? Sì, anzi, soprattutto in mezzo alla pandemia, che per noi è stata una cosa veramente nuova, per cui sicuramente sì. Nel senso che qualcosa si deve sempre imparare per migliorare. Ma se voi pensate che i test agli operatori in Toscana li hanno fatti anche nell'RSA, parlo io, già un mese fa, direi che siamo in ritardo, molto in ritardo. La Regione nei nostri confronti in questo momento tantissime parole, tantissima dialettica, negli anni passati tantissimi tagli del personale, bloccato il turnover, quindi assolutamente siamo dei vecchietti che continuiamo ad assolvere a delle funzioni che avrebbero bisogno anche di essere un minimo ringiovanite. Si può cercare di fare in modo che la fase 2 sia una fase molto molto protetta, soprattutto bisogna cercare di fare in modo che tutti capiscano che la mascherina non basta, che il distanziamento fisico, non sociale, perché essere lontani fisicamente non significa essere distanti socialmente. Della struttura pubblica sanitaria che è stata denigrata sia da destra che da sinistra in questi ultimi 20 anni, da tutti, direi che sarebbe l'ora di preoccuparci. L'ospedale Molinetti è un ospedale vecchio, fatiscente, è ora di realizzare un vero ospedale pubblico. La cosa più importante sarebbe, per esempio, fare i tamponi con più facilità, fare il prelievo per fare l'esame del ICG e dell'IgM. Soprattutto è la cultura che ci porta a fare bene, e quindi soprattutto voi che ci potete aiutare a diffonderla.